Ciao e benvenuti in questo splendido stadio. Non potevamo sperare in un tempo migliore per l'incontro di oggi. Solleone, Venticello, niente nuovo. Cosa chiedere di più? E allora mettetevi comodi e preparatevi a questo attesissimo match. Ci hanno detto di aspettarci il tutto esaurito e a quanto pare sulle tribune non entrerà nemmeno uno spillo. Speriamo solo che lo spettacolo sia all'altezza della fede dei sostenitori. L'atmosfera che si respira in questo splendido stadio è semplicemente fantastica. L'arbitro ha già dato il via alle danze. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. Qui non è stato sufficientemente preciso nel passaggio. Non riesce a mantenere il possesso. Allarga il gioco a destra. Cercano un'azione veloce. Ottimo disimpegno, fondamentale. Libera tempestivamente. Palla di nuovo sotto il loro controllo. Scodella il cross. Spazza via senza fronzoli. C'è un'opportunità. Non è la gara che ci si aspettava, Fabio. I portieri praticamente non sono stati mai chiamati all'intervento. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Scatta verso il pallone. Sulla fascia, è libero. Bel gesto tecnico. Riceve in ottima posizione. Splendida reazione del portiere. Cerca la profondità. Ben fatto, intervenuto quando c'era bisogno di lui. Pallone lungo, in verticale. Se la cava la difesa e lottare la palla. Attenzione al tiro! Mostrare ai ragazzi nelle giovanili. Per fare un gol simile ci vuole tecnica e velocità di pensiero. Veramente fantastico. E il risultato si sblocca, 1-0. Ora hanno in mano la partita, ma non possono permettersi cali di concentrazione. Scodella in avanti. Dunque, rimessa laterale. Alza la palla in profondità verso un compagno. I due qui non si sono capiti e l'azione così è sfumata. Da lì può segnare. Ci prova. Fuori di poco, sfortunati qui. Esito sfortunato, ma ha spaventato non poco gli avversari. Lungo passaggio in avanti.
E arriva il fischio finale di questa prima frazione di gioco. Finiscono così 45 minuti di calcio. Una prima parte non certo avara di emozioni, nonostante ci sia un solo gol a referto. Tifosi e giocatori saranno certamente soddisfatti di questo punteggio. Ora hanno altri 45 minuti per difendere il vantaggio. 1-0 dopo i primi 45 minuti. Nemmeno il tempo di concludere l'analisi e siamo già nel secondo tempo. Il vantaggio di 1-0 non dà nessuna certezza. Devono dimenticarsi il gol e continuare a fare il loro gioco, come se fossero ancora sullo 0-0. Palla lunga a cercare il compagno in avanti. Ottimo intervento. Ha fisso il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. Il portiere la calcia lontano. Cerca l'uomo là davanti. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Gioca con un pallone lungo. Scatta verso il pallone. Può cercare il taglio in mezzo. Purtroppo il cross non è servito a nessuno dei suoi compagni. Peccato. Un solo gol a referto fino ad ora cruciale. E così siamo evidentemente sull'1-0. Tentativo di allungare il gioco. Cerca lo spunto. Il portiere la spedisce su. La mette in avanti. Ottima la pressione difensiva. La gioca a sinistra. Non può sbagliare e passa. Palla verso il centro dell'area. La allontana con forza. L'assistente dell'arbitro segnala giustamente la posizione irregolare. La difesa adesso sta lavorando un po' meglio. Alla peggio nello scontro di forza. Riceve in aria. Aia, attenti al tiro. Il portiere dice di no. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. C'è la palla lunga in avanti. Si libera alla grande. È tutto. L'arbitro dice che può bastare e fischia la fine della gara. Una gara vincente. La vittoria poteva andare da una parte o dall'altra. L'ha decisa un solo gol. Hanno costruito questa vittoria nel primo tempo e poi sono stati abili a gestire la gara fino alla fine. Sono pochi secondi ancora di collegamento. Grazie Luca per il tuo prezioso contributo. È sempre un piacere lavorare con te, Fabio.